E mi trovai puntualmente davanti al padre di Adele. Mi sembra un po' pallido. Non ho potuto dormire la notte scorsa. Già, sono momenti emozionanti, non è vero? Dunque, mio caro dottore, io non dico di no. So bene che lei viene da una buona famiglia, frequenta la nostra migliore società. Insomma, da questo punto di vista, io non avrei assolutamente niente da ridire. Ma non dico neanche di sì. Perlomeno non ancora. Non ancora. La mia piccola Adele è una bambina, in fondo. E lei? Neanche lei è un Matusalemme. Io le faccio una proposta. Un anno. Intanto, fra un anno sarete cresciuti di un anno. Avrete più... più... esperienza, capisce? Sarete più maturi, ecco. Ma la prego, dottore, mi prometta che per un anno non vedrà la mia bambina. Le chiedo solo questo. Mi pare che lei sia abbastanza benestante. Faccia un bel viaggio. Un bel viaggio di un anno intorno al mondo. Non le chiedo niente di impossibile. L'hai convinto, lo sapevo. Ma hai accettato le sue condizioni. Così ridicole e fuori moda. Come hai fatto ad accettarle? Come hai fatto? Io non posso stare un'ora senza di te. Verrei con te dovunque, anche se mio padre non è d'accordo. Cara, ascoltami, ti prego. Non sarebbe vera felicità la nostra se facessimo le cose contro la volontà di tuo padre, non ti sembra? O pensi che non mi vorrai più bene se non ci vediamo per un anno? Che cosa vai a pensare? Io ti amerò sempre. Sempre. Ti aspetterò. Un viaggio con me? Per me? Ero triste. E nello stesso tempo, come stranamente sollevato. Un anno di respiro. Un inatteso dono del destino. È difficile da spiegare. La capisco benissimo. Stiamo andando in Italia, siamo quasi arrivati in Italia. Sì, 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 siamo quasi arrivati in Italia. Siamo quasi arrivati in Italia. Siamo quasi arrivati. Non passerai la dogana con questa roba, farò di te una vera signora, va bene? Siamo quasi arrivati. No, questo no. Questo lo portavo quando ci siamo conosciuti.